da proporre un'idea che mi è nata. I had a dream when I was a kid. And the words, the sensations and the words that arrived to me were these words. Enchantment, suspense, glance and pace. Mm-hmm. Le parole che mi hanno sì, ispirato, che hanno toccato. Sì. Incanto. Enchantment. Incantato. Enchantment. Incanto. This is what you must have as a teacher and as an educator. You have to have the sense of enchantment. Come insegnante e educatore devi avere il senso dell'incanto. You have to know how to find it, how to make it, and how to keep it alive. No? Devi trovare, tirare fuori, tenerlo vivo. Perché voi proponete poi come educatori questo senso di, no, della vita, diciamo, sì. Enchantment. Stupore. Stupore, yes, very good. Suspense. Stare nell'attimo. Suspense. Suspense. Stare nell'attimo. Suspense. Sospensione. Sospendere. Stare nell'attimo. Yes. Forte sensazione, enchantment, suspense, glance is a very important action and feeling for taking you where you have to go. Would you explain, try to explain my gesture, where you have to go? This takes you, this. C'è anche la canzone trascinata, che si guarda non a glass, e guardare. Very good. E voi tante volte proprio siete assenti nel vostro glass, cioè eviti perché non sai dove metterla e che senso ha, e allora sparisce, cioè muore e va, non a tutti, non sempre, e va persa per terra dove non ha nessuna utilità. No, Isabella? Però per molti questo senso di essere dentro lo sguardo chiaro deve far parte della gestualità di danza, eccetera, perché è solo con gli occhi che rivelano l'anima, no? E l'anima danzante, perché si parla sempre di movimento danzato, e se non c'è, si perde, non ho capito se è lo sguardo in senso fisico, proprio è guardare e lanciare sì, un'occhiata, in senso fisico. Glance, e lanciare un'occhiata, è proprio, no? mettere a focus, yes, lo sguardo messo a focus, però in tutto poi il fare della vostra immaginazione, muoversi, eccetera. Non puoi sempre, e non è necessario, mettere sempre questo glance focused su qualcosa. Deve essere presente. È un fatto di essere presente con your eyes, ma non è necessario focus. Anche se tu guardi un'altra persona, allora lì comincia poi a
riconoscere quell'altra persona. Ma quando ti muovi in modo danzante così, devi avere glance viva, vivo, altrimenti vai a sbattere e non impari l'uso dello spazio, non sai dove stai andando e dopo un poco non hai più nessun senso di cosa stai facendo. Non so, you relate, non è un proprio focus, cioè inteso come un focus su questo. Quell'abitare il corpo, quell'abitare il corpo che... Sì, qui parliamo comunque degli occhi che devono aiutarti a girare nello spazio. No, a camminare, danzare, a muoversi senza sbattere, senza cadere. E poi lì c'è dietro tutta una serie di cose, come metti i piedi, come devono essere parallele sempre, altrimenti poi man mano che tu prendi fiato e questo lento diventa più ritmato, più pieno, devi sapere per muoversi in questo modo ritmicamente e con piena consapevolezza, senza testa, ma consapevolezza corporea, come fai a non sbattere, non cadere, se non devi cadere, se non vuoi cadere. Come è questo fatto della larghezza qui? Questo fatto qui, se non si corregge questo, sarai sempre in balia al nulla, no? You have to be careful, molto attenta, che è questa la cosa, la posizione per la sicurezza, è questo. E adesso io divago perché se non lo faccio, no, è inutile. No, non si può essere, non si può essere normale. Si deve fare un movimento danzato in modo corretto per non scontrarsi, per avere un'idea di chi hai davanti, perché tu ascolti anche così molto di passaggio la musica che è stata scelta in modo breve ma molto chiaro, lo vediamo perché è talmente pieno di expression, emozioni eccetera, però è chiaro, io posso anche per voi, quando lo facciamo togliere, faccio la cosa brutta, insomma, togliamo un po' la musica quando noi, a noi è servita, no? L'impatto che ci serve per andare avanti con il fare, perché non è che dobbiamo poi dare precedenza alla musica, ma deve essere compare, no? A quello che noi stiamo facendo, stiamo educando, e comunque per tornare è questo, e non si può, no, essere fuori asse, se no sei ridicola, no? Anche quando non parliamo di tecnica, parliamo di passaggi nello spazio per andare avanti, per concludere un ritmo per i nostri ragazzi di Vesemmoni. Allora, questo vorrei anche invitarvi di pensare a questo fatto dell'incanto, enchantment, suspense, avere anche questo dentro, the idea of
suspense. Chiaramente, the glance, the way you take in the space with your eyes. E non può essere rivolto a questo, no, questo meccanismo qui. It's to do with space, the glance. No, focus, focus è ancora di più, no? E più ancora. And Claudio, pace. Pace. Is this your pace? This is my pace. I want to make it. Now go. Slow your speed. Slow down on your pace. Your pace. The pace of the lesson. In modo tempo. Il passo, the pace, the passo della lezione, the pace of the lesson, the pace of the fan, che dura e non deve durare di più, se vogliamo essere corrette per il ventaglio. Ovviamente ci sono tante situazioni dove questo non è valido. Non deve partire, deve essere poi sicura, no, di dove vai, dove vuoi portare questo gruppo, quell'altro gruppo. Ogni gruppo ha bisogno di una sensibilità diversa. E noi abbiamo visto anche molto tempo fa che introducendo poi la musica che a certi studenti piaceva, per la loro musica, no? E quando io ho introdotto Mozart, erano felici lo stesso. Erano contenti. Si può fare, si può. Non una sinfonia, no? Complessa, molto lunga, che bisogna poi arrivare dall'inizio alla fine, altrimenti non ha senso. Però piccole di cose, di partite, di cose di Bach, di Haydn, di Handel, sono gioielli proprio per noi, come anche per me, e allora su questo io vi chiedo di pensare un attimo, riflettere un attimo su questo senso dell'enchantment. Of suspense. Stupore, sospensione, essere nell'attimo. Gettare lo sguardo, l'occhiata. Anche qui c'è tutto il fatto dell'equilibrio, no? The balance. Insieme con questo, c'è questo che fa stare in sicurezza, come si fa in danza, a posto. Dove vuoi andare, ci puoi andare, perché c'è questo. No? E perché crea, sono degli allineamenti, no? Balance. Lo sguardo, la mandibola, e anche i piedi, anche l'occhio è fondamentale. And pace. The pace of the yoga. The pace of your actual stepping in space, the pace. She has a good pace. When she moves, she has a good pace. Non è proprio l'andatura, sì. L'andatura, la scansione, cioè. This is my pace, my normal pace in dance. Now, all my pace can be. It is a question of pace, spacing. So will you think about that now?